Ciao a tutti da Parafranza e benvenuti in questo Cinesone Unboxing. Oggi andremo a vedere questo pacchettino che mi è appena stato consegnato, anche se sinceramente non stavo aspettando nulla al momento, probabilmente deve essere qualcosa di molto vecchio. Benissimo, andiamo a fare l'unboxing. Oh, ecco qua. E vediamo di cosa si tratta. Carino. Molto piccolino, tascabile. È un coltellino. Abbiamo qua il QR code. Andiamo ad aprirlo. Oh. Devo dire che è ben fatto. Anche la verniciatura sembra buona. Qua abbiamo, come vedete, i buchi per le chiavi esagonali. Adesso bisogna solo capire come si apre la lama. Mizzica, ok. Ah, abbiamo anche una sicura meccanica ad incastro. Sicuramente meglio del ultimo coltello che ho provato, che ti scappava via la lama. È carino, molto piccolo. Ecco, faccio vedere bene come è fatto. Apri bottiglie. Beh, sicuramente non è un coltello pericoloso perché non balla, anzi è ben bloccato dalla sicura. Veramente carino. Andiamo a vedere quanto costa e come si chiama su AliExpress. Su AliExpress questo coltello è indicato come EDC, ingranaggio esterno, Creative, multistrumento, coltello pieghevole, ciondolo portachiave per bottiglie, coltello in acciaio inox. E costa 75 centesimi argento oppure 80 centesimi nero come il mio. Ovviamente se lo comprerete da browser tramite il computer lo pagherete un attimino di più. Andiamo alle conclusioni, che vi devo dire due cosette. Ecco, siamo giunti alle conclusioni. Vi voglio dire che dal 20 febbraio sono uscito dalla partnership con YouTube, perché purtroppo il limite minimo per l'iscrizione è stato alzato a 1000 iscritti e 400 ore mensili. Per le 400 ore mensili, 4000, scusate, ore mensili, non ci sono problemi. Come sapete non sono ancora arrivato ai 1000 iscritti, ma vabbè, non è un problema. Spero soltanto che non mi abbiano tolto delle funzionalità, perché non ho avuto ancora il tempo per andare a controllare. La seconda cosa è che ho visto che il mio ultimo video sulle 5 armi più orribili della Grande Guerra, che vi lascio quassù nella i, è stato molto apprezzato. Mi aveste chiesto di farne un altro episodio e state tranquilli che arriverà. Arriverà, non è una cosa veloce da fare, perché devo informarmi, devo cercare informazioni, devo cercare le clip, devo cercare spezzoni di film, devo mettere tutto insieme, poi devo avere il tempo perché tra studio, lavoro e tutto è difficile da fare. Quindi aspettate che prima o poi arriverà. Grazie, ci vediamo alla prossima.